La Lega adesso si può convertirsi tutti sulla la via di Damasco, ma proprio loro quando erano al governo hanno preso tutte le peggiori condizioni che l'Europa ci ha imposto e le hanno sottoscritte e Ma firmate. cosa sta Adesso che abbiamo dicendo? cominciato a invertire la tendenza, Boba, mi la colpa è scusi, che tutta cosa nostra. sta Ma cosa dicendo? sta dicendo lei? Cosa Il sta Fiscal dicendo? Compact, Ma chi la fi... Scusi, mi controlla per favore se la Lega ha votato Fiscal Compact, così almeno smentiamo in diretta Sì, questa è una la del vecchia miliardo di questione in balle che tutti i sento in talk giro. show. Quando si nomina Fiscal Compact, la Guardi, Lega la dice Lega, l'unico non è partito in vero. Parlamento che non ha votato Fiscal Compact e non ha votato i fondi salvastati. Quindi, per favore, lei che è un sottosegretario, la pianti di dire menzogne come tanti altri suoi sodali. Borghi, ma siamo Sia tranquilli, tranquillo. siamo Io sono qui, stufo, via. guardi, Pancani, No, ma mi perché la credo. Non ho detto conosco come nessuna una persona menzogna, assolutamente pacifica. Mettiti scatto. Allora, si tratta solo del va fatto che voi. Posso interrompere la querela. Il governo Berlusconi. Mi controllate, per favore, se la migliore ve daremo soddisfazione. Le peggiori condizioni, vedete. Sottoscritte lei non tutte sa che... le allora, io tremo al pensiero che il lavoro dell'Italia sia in mano a un il peggiore spread, l'avete posso farvi vedere per i lavoratori, in mano a uno che non sa vedere, neanche Borghi, i nodi fondamentali della politica Borghi, italiana come sono che andati. Avete vi faccio vedere, grazie. Allora, stiamo compulsando i nostri smartphone, però dai dati Open Police, i dati Open Police danno ragione a Borghi perché sia alla Camera che al Senato la Lega ha votato contro, parliamo di Fiscal Compact, questo per ristabilire diciamo l'oggettività. Ho fatto un errore, ma volevo dire che nel tempo in cui loro hanno governato, quando avevamo la spread a 575 euro, 575 punti, noi pagavamo il doppio, più del doppio di interessi sul debito pubblico. Uno dei dati che ha dato l'altro giorno il ministro del Pagavamo Tesoro, 160 miliardi di interessi sul debito pubblico, l'Italia paga 80 miliardi di interessi sul debito pubblico. Se lei mi trova un anno in cui noi abbiamo pagato 160 miliardi del debito pubblico, lei ha detto che pagavamo il doppio di interessi sul debito pubblico. Il doppio di interessi? Sì, l'ha detto lei certo, adesso. Perché quando tu hai uno spread l'Italia a 570 scusi, e quando ce l'hai a 150, scusate. Allora, facciamo finire Boba e ma poi è gravissimo. Allora, con la caduta dello spread, sì. Siamo a 150, 160, sì. 120 a seconda dei giorni della situazione. Paghiamo meno interessi. Paghiamo sul meno nostro interessi. Debito. Benissimo. Quando erano al governo Berlusconi e la Lega, pagavamo molto di più di quello perché che paghiamo lo spread oggi, era molto più perché alto, era molto lei più dice. Alto. Io dico solo questo. Questo è un dato incontrovertibile. Che sia diminuita la spesa per interessi è un dato di fatto, non è che è una mia invenzione. La spesa nel senso degli interessi sul debito, poi il debito è ancora aumentato. Allora, in la spesa degli interessi sul debito per l'Italia è circa 80 miliardi. Voi andate sì, a vedere, l'anno. Rimane l'anno, vedete che rimane costante. Quindi il Ma raddoppio, certo che non il raddoppio della spesa, lei ha detto raddoppio della spesa degli interessi. Rispetto a quel periodo, il doppio, anche, se quel, vuoi anche in quel carte, periodo, bene, lei mi trova un anno in cui è raddoppiato. Lei mi trova un periodo in cui abbiamo speso 160, io le dico ma che ha ragione. Purtroppo questo, il doppio è il doppio, 80, ma il doppio di 80 detto. Fa 160. No, comunque, chi te l'ha detto? Sì, no, la matematica, il doppio di 80 fa 160. Comunque, anche durante il governo Monti, con PD e bene al governo, lo spread andò a 550. E arrivò poi dopo provvidenzialmente per tutti, perché non solo per l'Italia, perché se fosse calato solo lo spread dell'Italia, uno dice è la sinistra che ci ha salvato, per l'Italia, per la Spagna, per tutti gli altri paesi, lo spread andò a zero a seguito di Draghi, ma non si può dire che disse whatever it takes. Negli anni 2008, lo spread è sceso in Spagna e in tutti gli altri paesi dove non c'erano queste meraviglie di Renzi. In compenso cos'è che è successo? Da Renzi a Monti a Letta, che il debito pubblico è salito, che la disoccupazione è salita. Sì, che insomma gli indicatori principali, come si suole dire, sono peggiorati. Peggiorati. Mi fate...